E bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono il vostro Mister Bistecca. E oggi ragazzi ci ritroviamo finalmente con un nuovo episodio della nostra videocarriera allenatori con il Bayer Leverkusen per fare il calciomercato. Allora signori, 4 email, vaffanculo. Obiettivo: qualificarsi per la Champions Cup, ma noi ragazzi lotteremo per il campionato. Budget 44 milioni e mezzo. Possiamo fare festa ragazzi. Coppa nazionale, addirittura agli ottavi. Ragazzi, la società ci vuole bene, ci dà libero spazio. Comunque, adesso preparo la lista preferiti e poi ci ritroveremo. Ecco qua, signori, tutto pronto. Allora, in porta ho lasciato Chilesen. Non è che a noi ci serva un portiere, perché comunque Ter Stegen va bene. Però, ragazzi, appunto, siccome ha giocato bene, non si sa mai. Allora, terzini destri, ragazzi, ci sarebbe un titolare e abbiamo Florenzi e Klein, quindi saremo tutti e due. Difensore centrale, ragazzi, a me Toprak non piace per niente e quindi abbiamo Varane, Laporte e Manolas. Quindi chiediamo informazione per tutti e tre. Ok, va bene. Terzino sinistro, ragazzi, ci serve una riserva. Pensavo a Luke Shaw, però ragazzi non so quanto possa costare, vedremo un po'. Verratti lo lasciamo perché non si sa mai. A centrocampo magari potrebbe cambiare qualcosa, tipo della serie di Nainggolan. Non si sa mai ragazzi, penso sia in orbita cessione, visto che ha giocato molto bene. Trequartisti abbiamo Alex Teixeira e Oscar, perché non si sa mai ragazzi, magari ci prende la voglia di comprare un trequartista buono, ottimo, oppure magari ci chiedono Gozze. In attacco Morata non mi ha convinto per niente e lo vorrei sostituire con uno fra Ibalo e Lacazette. Vedremo un po', ragazzi, se affidarci al bomber italiano o al nostro ex giocatore con la Fiorentina, ora che ci penso. Allora, invito a tornare a precampionato. Andiamo sicuramente all'invito, ragazzi. 9 milioni e 2 in Italia. Facciamo quello, paga di più. Bene. Poi, 9 mail. Porco cane, signori, anche troppe. Allora, Coppa Europea, ma chi se ne frega? Allora, Florenzi, Varane, Laporte, Manolas, Lacazette, boy ragazzi, è anche troppo. Allora, rientrano, cioè, o meglio, sono finiti un po' di prestiti, obiettivo per la Champions, semifinali, porco cane ragazzi. Va bene, vediamo un po'. Allora, innanzitutto Florenzi, 21 milioni e mezzo. Noi dobbiamo dare Donati. Eccolo lì. 2009. Proviamo con... No, sono troppi. Mettiamo, non lo so, ragazzi, 9 milioni. Partiamo con 9 milioni. E va bene. Poi Varane. Allora, innanzitutto gli proviamo a dare Toprak. Tanto, ragazzi, è appunto il difensore che non mi serve. Ci sarebbe anche Papadopoulos, però partiamo con dare Toprak alla gente. 15 più Toprak. Bene. Prossimo. Laporte, 50, boh ragazzi, quanto costa? Proviamo un ventino per Topra. Eh sì, buona per Laporte. Sì ragazzi, forse 20 milioni è più giusto. Ok. Manolas, Manolas vale di meno, signori. Quindi gli diamo Toprak più, boh, magari 15 milioni anche per lui, sì. Proveremo così. Bene. Offerte per i difensori fatte, ci manca il bomber Alexandre Lacazette. Allora, innanzitutto andiamo a prendere Morata. Dove sta? Non si sa, eccolo qui. Più ragazzi, boh, proviamo con 15 milioni. Partiamo bassissimi, ragazzi. Offertina molto leggera, diciamo, per Lacazette. Si parte così, poi tutto si sta a vedere. Ragazzi, dobbiamo anche mettere in vendita un po' di giocatori perché ce ne abbiamo veramente troppi. Allora, ragazzi, penso che questa parte ve la taglierò, tanto non... Cioè, nel senso, tanto ragazzi, a voi cazzo ve ne frega chi si vende, tanto poi dopo lo... Nel senso, lo vedete con le trattative. Allora, Yurchenko, va bene, me lo tengo lì, Shaw e Klein. Allora, signori, Yurchenko, va bene, è rientrato. Ok. Klein, Shaw e Balotelli si aggirano tutti sui 30 milioni. Quindi adesso noi cominciamo a fare un po' di offerte. Allora, Klein, gli diamo come al solito Donati. Più... questo ragazzi è un po' più forte.
Non lo so, ragazzi, andiamo, boh, proviamo con 11 milioni. Offertina così. Non lo so, ragazzi, quanto può costare Donati, però noi intanto partiamo così. Poi, Luke Shaw, non dovremmo avere contropartite. Infatti, ragazzi, mi sa che non ce l'abbiamo. Boh, allora facciamo una cosa un po' diversa. Proviamo con un'offerta di prestito con diritto di riscatto e magari fissato sui 20 milioni di tondi, ragazzi. Non si sa, ma magari il Manchester accetta e noi ci facciamo un terzino sinistro. Per il Balo, allora, proviamo sicuramente a ridare Morata, tanto ragazzi, quello va sostituito. 23 milioni vale. Più magari anche, non lo so, 5 milioni, ragazzi. Proprio tanto perché comunque Morata teoricamente è molto più promettente di Balotelli, però il Balo, ragazzi, mi sembra già più pronto per, diciamo, per ciò che dobbiamo fare noi. Allora, aggiornamento dell'osservatore. Una merda. Bene. O cioè, bene mica tanto, però insomma. Ma non la porta Varane. Madonna santa, ragazzi, non ha accettato nessuno. Vabbè, allora intanto partiamo a conferenza, alziamo un pochino l'offerta. Facciamo 12 milioni, ragazzi, si prova così. È già tanto se comunque da Roma gli piace Donati. Riteniamoci contenti di quello. E ragazzi, per difensore centrale aspettiamo un attimo perché abbiamo troppo poco cash per ora. Se iniziamo a spendere tutti il cash per loro, li finiamo subito. Quindi intanto mettiamo in vendita anche Toprak, non si sa mai. Magari già lui ci può portare un po' di soldi e poi si sta a vedere. Ah, allora ragazzi, aspettate. Goldaniga vorrebbe giocare anche Tava, vabbè, che se ne frega. Liverpool, Nat Klein. Dopo, ragazzi, pensiamo a Raja Nainggolan, signori. 31 e mezzo ce ne offrono di già. No, spariamo altissimo. 54 milioni per il nostro centrocampista, il ninja, ragazzi. 32 addirittura. Boy, ragazzi, quanti soldi ci chiedono? Quanti soldi ci offrono per Nainggolan? Buono. Allora, Liverpool, Nat Klein, ne vogliono 32 e mezzo. Ce ne chiedono noi 29 più donati. Proviamo con 16 ovviamente più donati. Allora, partita contro il Milan. Sostituiamo automaticamente i giocatori e facciamo il nostro debutto in amichevole stagionale. Sì, simuliamo. Skipiamo 2-1. Buono, ragazzi. Buono, buonissimo. Bravissimi Morata e Fekir. Anche se Morata, ragazzi, non mi deve far piacere perché lo dobbiamo vendere. Nel senso, se. Va bene, insomma, pazienza. Allora, ta. Oddio signori, Olympique Lione, 15 più Morata e hanno accettato, incredibile. Spariamo altissimo, 184 anni, giocatore chiave. Alexander Lacazette, signori, potrebbe essere il nostro top acquisto di sempre, mamma mia. Allora, il Balo vaffanculo. Manchester United, mi sa che vogliono il cash questi infami. Proviamo a partire con 16 milioni, poi come al solito si sta a vedere. Ok, allora andiamo avanti. Offerta però per Toprak subito, signori. Proviamo con 23 milioni, visto che comunque lui è un po' scontento. È in vendita, ragazzi. Non vorrei che. Ma poi dopo magari ce lo vende la società per cazzi loro e si perde un sacco di soldi. Nat Klein, ma voi avete rotto il cazzo con questi 30 milioni? No, ragazzi, è incomprabile a questi prezzi. Non lo so, facciamo 20. Poi al limite più di 22, 23, ragazzi, non li voglio spendere. Perché mi sembra proprio un furto. Comunque, adesso abbiamo partita contro l'Inter. Anche 4 email. Atletico Madrid, 32,5 per Nainggolan. Roma, allora, innanzitutto, ragazzi, la Roma ha accettato 100.000 più. Di contatto un giocatore importante prima squadra, partiamo così. Per Florenzi direi che vanno bene. La casetta ha rifiutato, va bene ragazzi, ci può stare comunque, magari attaccato a Lione. Proviamo con così 210, 4 anni, giocatore che ha la prima squadra. Bene, United, ma che cazzo ragazzi, questi vogliono 34 milioni e questi ce ne offrono 32 e mezzo. Questo senso, allora aiuto. Allora, l'Atletico troppo poco e quindi lo rifiutiamo. Show, non lo so, proviamo ad alzare un po' l'offerta.
Proviamo sui 20, ragazzi, 21, non lo so. Anche per due ragazzi, però, tanto di più non voglio spendere perché mi sembrano veramente troppi soldi. Allora, partita contro l'Inter, simuliamo. Ovviamente andremo a skippare come al solito. Pronti? Skippiamo. Eccolo là. Abbiamo perso 2-1. E vaffanculo. In compenso, ragazzi, l'unico che marca è Morata. E la cosa mi fa girare parecchi coglioni. Allora, parte queste. Oh! 54 milioni di Rajan Engolan! Signori! Incredibile! Buono cazzo! E Ragusa non vediamo in prestito al Falkensberger. No ragazzi, 54 milioni per Nainggolan sono veramente un fottio. Buono cazzo, no, meglio ragazzi. Sono quasi contento perché sono veramente tantissimi soldi. Allora, no, allora, aspettate un attimo. Soriano lo mandiamo al qualcosa, non so come cazzo si dice. Questo ragazzi lo mandiamo via per 22,5, mi sembrano tanti soldi. Ok. Klein, ragazzi, non lo so, facciamo così, 22 o la va o la spacca, ragazzi, perché, ma vaffanculo, costa veramente un sacco di soldi, che palle. E di qua? Allora, no ragazzi, Shaw, un altro degli incomprabili, ma vaffanculo, mi ha rotto il cazzo. La Lacazette, anche lui ragazzi, ora comunque ne siamo dati un ultimatum. Proviamo così, 240, però ragazzi, tanto di più, e non si può spendere, in senso. E dopo si finisce soldi se no. Allora, intanto andiamo a fare anche partita contro il West Bromwich Albion. Vediamo un po' come la va. 3-0, vittoria schiacciante. Infortunato però Papadopoulos. Allora, venduto mamma mia signori, venduto Nainggolan. 48 milioni, 46 milioni più nelle nostre casse, 2 milioni per la Coppa Europea. E Papadopoulos infortunato fortunatamente solo per poco. Venduto pure Toprak. Oh, finalmente hanno accettato anche quelli del Liverpool. Florenzi non ha accettato. Allora, intanto partiamo dal Liverpool. Proviamo 120, 3 anni prima giocatore chiave, prima squadra. E Florenzi proviamo a alzare magari a 120.000, 3 anni chiave, prima squadra anche lui. Ok, andiamo avanti. Cialano, Cialanoglu. Allora, intanto ragazzi, Papadopoulos non si sente pronto. Questo così. Oh ragazzi, Alexandre Lacazette, colpaccio. Oddio signori, incredibile. Allora, Cialanoglu proviamo per 38 milioni al Chelsea. Così signori, offertona. No ragazzi, sono troppo contento. Alexandre Lacazette. E abbiamo pagato anche relativamente poco, solo 15 milioni per un 84 di 23 anni di overall, ragazzi. Incredibile. No, ragazzi, sono veramente contento. Subito debutto anche per lui contro il Beşiktaş. Debutto di merda perché perdiamo 1-0 e siamo anche fuori dall'amichevole, ragazzi. Vabbè, comunque i nostri. Allora, intanto partiamo con Papadopoulos che è sempre morto. Qui, vabbè, vaffanculo. Premio secondario, ragazzi, vabbè, 5 milioni e 2 in totale li abbiamo presi. Florenzi, anche lui. No ragazzi, siamo al top. Allora, 5,25 per Ryu Sing-Wing, come cazzo si chiama. Lo mandiamo via. Poi abbiamo Klein, ragazzi, ma chi cazzo se ne frega, cioè. Proviamo a alzare, tanto perché comunque si chiama Nat Klein. Perché comunque abbiamo Florenzi. Nel senso, se Klein non vuol venire, prendiamo Florenzi e non mi dispiace affatto. 33 sono troppo pochi. 36 e mezzo mi sembrano una cifra più onesta. E Florenzi lo lasciamo lì. Continuiamo, ragazzi. Siamo quasi a fine luglio. 5,25, offerta accettata. Bene. Klein, vaffanculo, ragazzi. Prendiamo anche Alessandro Florenzi, nuovo terzino destro per il nostro Bayer Leverkusen. E eccolo lì, 79 ragazzi, veramente un buon terzino per il nostro Bayer Leverkusen Florenzi. E adesso direi che ci manca un difensore centrale, un centrocampista centrale e sostanzialmente ragazzi un terzino sinistro in più da vendere un sacco di gente. Allora,
volevo fare, ragazzi? Non mi ricordo, quindi niente, usciamo. Allora, Florenzi. Niente, no, ragazzi, che cazzo ti sto dicendo? L'abbiamo preso. L'abbiamo già messo, sì, l'abbiamo. No, ragazzi, scusate, mi sono intortato un attimo. Allora, dobbiamo attimo, ragazzi, rifare l'offerta per il difensore centrale, visto che adesso i soldi comunque ce l'abbiamo, avremo, penso, circa 90 milioni, su per giù siamo lì. Allora, Varane, 87, ragazzi, ce l'abbiamo, sono tantissimi. Allora, Varane proviamo con 30, 31, boh, ragazzi, offerte random, più nessuno, ragazzi. Poi, Laporte, facciamo, oh, questo, ragazzi, costa veramente tantissimi soldi, mi sa, porco cane. Facciamo 35, ma non penso che il Bilbao accetti mai, però, si sa mai. Manolas, come cacchio si chiama, facciamo magari un trentino, sì, 30 milioni, ragazzi, vanno più che bene per Costas. Manolas, ok. Allora, non dobbiamo vedere nessun altro, direi che possiamo andare avanti. Allora, due mail, Çalhanoğlu, Real Madrid, 45 milioni per Rafael Varane. Allora, partiamo con il Çalhanoğlu. Ragazzi, ultima offerta, 36 milioni, se il Chelsea accetta bene, se il Chelsea non accetta bene, che vado a fare su per il culo. Varane, 43 milioni ci chiedono, 45 anzi. Noi gli diamo 37 per il difensore francese del Real Madrid. Ok, siamo, ragazzi, anche al 24, 25, anzi ora di luglio. Ok, allora, la porta, ragazzi, lo mandiamo a fare in culo. Venduto Ryu Seungwoong e Manolas. Facciamo un'offerta, 130.000, 3 anni, 4 anni, anzi meglio, chiave prima squadra. Ok. Poi andiamo avanti. Due email, offerta di trasferimento, Real Madrid ancora. Allora, Robin, insomma, Becker, lo mandiamo al TUN per 2,30, si prova, ragazzi, giustamente è il suo prezzo. Ok, Real Madrid, Varane, 39 milioni, ragazzi. Proviamo così, se accettano bene, se non accettano, ragazzi, direi che possiamo virare tutto su Manolas, anche perché, ragazzi, comunque la Roma ha già accettato. Siamo già un pezzo avanti. Çalhanoğlu, ragazzi, non ce lo può comprare il Chelsea a quel prezzo. Bene, ce lo teniamo noi, non è assolutamente un problema. Per Manolas proviamo per 53 anni, chiave prima squadra. Ok, siamo, ragazzi, anche al 28, quindi probabilmente faremo gli ultimi giorni di mercato. Poi, come al solito, continueremo nel prossimo episodio. Robin Team, ragazzi, magari lo mandiamo via per boh, 2-2-2-10, ragazzi, va bene. E poi Varane, andiamo a trattare con lui, visto che il Real Madrid ha accettato. Allora, proviamo 140, ragazzi, no, facciamo subito 180, tanto lo so che comunque lui è uno di quei giocatori che chiedono sempre un sacco di soldi poi dopo, quindi partiamo subito con l'offertona e ci leviamo il pensiero. Allora, intanto anche Robby Cruz e Manolas continuano a non accettare. Apriamo con 160, sempre 3 anni, chiave prima squadra. Tra un po', ragazzi, penso che mi rivada via la voce da quanto sto urlando praticamente. Per Cruz facciamo 2,9, così va bene, ragazzi, 2,9 di controfferta, benissimo. E siamo ufficialmente ad agosto con due email. Varane, signori, offerta accettata dal porto mensile anche della primavera. Oddio, ragazzi, sono promettentissimi sui due giocatori. Per il momento li teniamo lì, poi, ragazzi, ovviamente li prenderemo. Varane, intanto, lo prendiamo a giocare nel nostro Bayer Leverkusen. Terzo top acquisto per la nostra squadra, ragazzi. Prima Lacazette, poi Florenzi. Infine, almeno ad oggi, Rafael Varane. Un difensore, ragazzi, secondo me, tra i più forti e i più promettenti di tutto il panorama mondiale. Veramente forti, ragazzi, secondo me veramente veramente forti. Allora, qui che abbiamo, niente, ragazzi, chiudiamo e andiamo avanti. A parte, ragazzi, allora, intanto Robby Cruz lo venderemo, Manolas non ci interessa. Ristabilito anche Mario Götze, finalmente.
Allora signori, ovviamente direi che il video può finire qua. Andiamo un attimo a vedere la rosa, signori. Allora, intanto la casetta è anche migliorato. Comunque, direi che in attacco siamo a posto con la casetta Fekir, Çalhanoğlu e Götze. Dietro, ragazzi, in mediana ci manca solamente il centrocampista. Consigliatemene voi, quindi, altri oltre a Verratti. In difesa siamo completi, in porta non ci sono problemi. Poi ragazzi, sicuramente consigliatemi anche se bisogna vendere qualche altro giocatore e un terzino sinistro. Quindi appunto ragazzi, il video finisce qua, come al solito tanti pollici in su, iscrivetevi al canale, condividete il video a tutti i vostri amici, lasciate appunto ragazzi un bel commento sotto al video per farmi sapere chi bisogna comprare come terzino sinistro e come centrocampista in mediana. E quindi ragazzi, ci possiamo vedere domani con un nuovo video. Buona!